Ciao! Ti è mai capitato che improvvisamente vai per accendere il computer e ti appare Nobutable Davis? Io ho fatto così. Questa è la mia esperienza personale e voglio condividerla con te. Improvvisamente, quando andiamo per accendere il computer, appare questa scritta e non si avvia nulla. Spegniamo, riaccendiamo il PC e naturalmente cerchiamo di entrare nel BIOS. In questo caso premiamo F2, entreremo all'interno del BIOS. Con le freccette direzionale andiamo alla voce boot. Alla voce boot premiamo invio alla voce boot mode e scegliamo legacy. Usciamo e andiamo su exit. Exit save the change. Alla conferma premiamo yes. A questo punto il computer si spegnerà nuovamente. In teoria dovrebbe funzionare il tutto. Ma se per caso non funziona? Niente panico! Riaccendiamo il PC, entriamo nuovamente col BIOS con F2 come abbiamo fatto prima e andiamo di nuovo alla voce boot e accertiamoci che alla voce boot priority order ci sia il nostro hard disk. In questo caso nel mio era il Patriot Burst. Se non c'è, con i tasti più e meno facciamo in modo che il primo della sequenza, come in questo caso ce ne sono 6, facciamo in modo quindi che sia il primo. Successivamente torniamo nel menu exit e, come abbiamo fatto prima, salviamo i nostri cambiamenti e riavviamo. In teoria, se tutto va bene, il PC non ha altri problemi, avrete risolto il problema. Grazie per aver visto il video.